visto l'ottenimento della nostra nuova abilità, prima torniamo ad Ayla. Ci andiamo a riposare per riprendere tutta quanta l'energia e ora andiamo al tempio del dio del mare. Visto la nostra nuova abilità, ora possiamo fare questo. Tac, e via. Ottimo lavoro, Felix. Ehi, la corda. Bravo, Ricky, perfetto. Ale, aspetta che torno. Ma tu non sei Ricky. Ecco. Chi siete? Siamo solo viaggiatori. Perché mi avete tirato la corda? Abbiamo sentito che avevi bisogno d'aiuto. Beh, comunque vi ringrazio. Ehi, Tavi, come hai fatto a scendere? Questi signori mi hanno lanciato la corda. Davvero, questi qui. Almeno ora potremmo acchiappare quella bestiola. Cosa? Che c'è? È troppo veloce, non riesco ad acchiapparla. Forse riusciamo a prenderla insieme? Forse, solo che ogni volta che mi avvicino vola via. Dunque, non importa se lavoriamo insieme o meno. Quindi un altro Digin? Mi sa di no. Peccato. Ho davvero fame, non tocco cibo da quando sono rimasto bloccato. Anch'io, ho una fame da lupi. Torniamo a casa, Ricky. Hai ragione, Tavi. Beh, bestiola? Può essere solo un Digin. Hai fatto bene ad aiutarli. Ora anche noi dovremmo andare, sì, da questa parte a vedere cos'è questa bestiola. Dunque, dove si troverà la bestiola? Eccola lì. Mi chiedo se davvero si muova oppure scappava dal bambino solamente perché, sai, motivo di trama. Io in ogni caso non me lo lascio certo sfuggire, vado ad acchiapparlo. Ecco appunto, sai che novità. Ehi, fermo! Non ti avvicinare! Cattivo! Ah, maledizione, maledizione. Come faremo a prenderlo? Non lo so, lo scopriremo tra poco. Spero solamente che non sia una di quelle zone da acchiapparello dove noi dobbiamo continuare a inseguirlo e lui continua a girare. Ecco appunto, vediamo delle tracce, speriamo siano le sue. Allora, possiamo salire da tre parti, io inizierei da questa. Vediamo, ecco appunto. Vediamo dove va. Ah, era la stessa, ma fantastico. Oh, benissimo, Jenna sale di livello. Tutti i nemici al momento ci serve eliminarli perché cavolo, dobbiamo livellare il più in fretta possibile al momento. Eccoti qua. Ok, vediamo. Allora, penso sia logica come dobbiamo farla, però in ogni caso meglio non dare nulla per scontato. Ecco appunto. Adesso t'ammazzo, stronzo! Dunque. Spero non ci sia difficoltà ad abbatterlo. Una nuova psicoenergia, raggio. E qui vabbè, abbiamo impatto, quindi non mi ricordo se lei è più veloce, però do impatto a lei. Ok. Raggio! 48. Con destrezza facciamo 38. Ok. Tu continui con destrezza, tu continui a raggiarlo e tu continua a impattare. Più danno facciamo con entrambi, meglio è, dai. Raggio! Destrezza! Mi sa che conviene più su di lei che su Felix, eh? Allora, un'ultima volta. Destrezza, raggio e impatto. Ho sbagliato. Vabbè, tanto in teoria abbiamo vinto. Raggio! Ecco appunto. Tutti quanti saliti di livello. Ottimo. Va bene, verrò con te, sei degno di venire insieme a noi nella nostra avventura. Respiro, si unisce a Jenna e Jenna diventerebbe un paggio. Perderebbe praticamente tutto. Se facciamo cambio, lei diventa armata e lei diventa di nuovo eolomante. Perderebbe solamente statistica. Allora, per il momento lei mi sta bene che abbia quello d'acqua. Se invece facciamo cambio fra voi due, tu non ottieni niente di che e tu non ottieni nulla di che. Anzi, ci perdi in attacco e in punti PP. Ok, lasciamolo in stand-by allora. Per il momento mi sembra l'opzione più utile. Però qui abbiamo delle colonne d'acqua. Nessuno dei nostri può ancora usarla, vero? Esatto, nessuno può ancora fare il ghiaccio, peccato.
Vorrà dire che in questa zona ci dovremo tornare più avanti. Ascolta, meglio averlo preso adesso il Digin che più avanti. E se davvero questa grotta si estende più avanti, ci ritorneremo. Allora, qui c'è un mega roccione. E credo che qui avremo bisogno di rivelazione. Ora che ci siamo riposati, possiamo riproseguire. Qui avevamo il tempio di Kandora e l'abbiamo fatto. Questo vuol dire che ora possiamo girare di qui a destra e proseguire per tutto il resto della mappa, giusto? Sì, anche perché alla fine se non avessimo fatto il giro dal tempio di Kandora l'altra volta, non avremmo probabilmente potuto proseguire senza la nuova psicoenergia della fune. Per fortuna già i primi nemici che troviamo in questa zona non abbiamo più difficoltà e li facciamo fuori facile. Però già probabilmente da questa zona in poi l'altipiano Deccan inizieranno a essere un filino più forti. Dunque, ok, mi ricorda la zona dove incontri Rayquaza la prima volta, questa. Ok, quindi se trovi un buco già rotto vuol dire che ci puoi passare una volta sola. Dunque, però almeno abbiamo trovato un'armatura completa. Armatura completa, 41 di difesa a noi, le altre due 46-45. Lo darei a Jenna perché è quella che c'ha meno difesa al momento, però poi diventerebbe più forte di Sara e vabbè, cambia relativamente di poco al momento. Ah, che bello, il nostro primo scheletro. E non basta un attacco combinato di tutti e tre per distruggerlo. Vediamo se bastano 4 colpi. Ok, 4 colpi bastano. Diciamo che per il momento siamo in linea con questa zona. Ok, dei piloni. Ok, si rompono passandoci sopra. Abbiamo trovato un elisir. E vai. Mi piacciono queste mezze novità, diciamo, in questi titoli. Vediamo un attimo. Niente, devo cadere per forza. Vabbè, però questa caduta ci ha portato una foglia di menta. Wow, che bello. La menta, cos'è che faceva? L'agilità. Su Felix credo che non sarebbe una cattiva idea. Credo che gli andrebbe anche bene. E abbiamo trovato un mini goblin. Perché un goblin normale giustamente ci fa schifo. E ha resistito a un triplo colpo, quindi vediamo. Con, diciamo, 4-5 colpi ben fatti, muore. Perfetto. Dunque, ora siamo qui, che questo è un mezzo shortcut, ma anche no. Fammi controllare una cosa velocemente. Posso saltare? Ah, perfetto. Allora proseguiamo da questo lato, visto che da quello era tutto chiuso. Ottimo. Quindi uccidiamo scheletrone. Ecco qua. E facciamo fuori, aia, anche il mago. Fatto. Quanto siamo di soldi al momento? 1000. Non è tanto, non è poco. Dunque, qui abbiamo sti cosoni di roccia che ci bloccano il passaggio. Poi abbiamo le colonne su cui possiamo saltare. I vermini che cercano di fermare il nostro cammino. Allora, se voglio raggiungere questa, devo salire qui e rompere questa colonna. Tac, ecco qui. E uno. E due. Brum, fatto. Un'arma? Un'ascia da Temis. Di Temis. Da Temis sembrava tutt'altro. 72 pietralegge. A saperlo non prendevo quella spada che ho comprato a lui. Questo ovviamente non posso passare da nessuna parte. Facciamo così. Tac. Vabbè, vediamo se riesco ad attivare l'attacco con l'ascia nuova. No, peccato. Riproviamo a vedere se l'ascia ci fa effetto. Niente, secondo me ce la fa proprio penare fino a che non ci dimenticheremo della sua esistenza. Ce la farà vedere questa abilità. Mi dimenticherò persino della sua esistenza un giorno. Ecco fatto. Ora andiamo di qua. Prosegui. 1, 2, 3 e via. Si prosegue dall'altro lato. Ah, il cielo, che meraviglia. Dunque, stiamo attraversando questa catena montuosa e molto probabilmente tra non molto sbucheremo dall'altro lato. Andato. Oh, vabbè, dai, carino come attacco. Niente di eccezionale, ma carino. Allora, di nuovo, stesso puzzle. Allora, vabbè, in realtà è facile se prosegui da questo lato. Ah, qua invece è dove cadi importa dove cadi. Dunque, qui siamo in una grotta.
porta, che mi sa che è la stessa di dove cadiamo con gli altri buchi. Però mi sa che uno di quelli è particolare, probabilmente. Ok, siamo sbucati dall'altro lato e... ah no, sai che... buongiorno. Ok, sei caduto di sotto. Quindi siamo nella stessa zona tutti, perfetto. E quando mai? Proprio davanti alla porta poi, neanche dici chissà dove. E quando mai? Quella con meno difesa è riuscita ad attaccare, ovviamente. Ok, restatene fermo lì, adesso arrivo, non ti preoccupare. Adesso ti spacco la faccia. In qualsiasi altra situazione uno proverebbe a scalare sta montagnetta di terra, ma non siamo in una situazione qualsiasi, immagino, vero? Vediamo, si muoverà di nuovo? Ovviamente si muove di nuovo. Vediamo però cosa succede se metto questo giù. Potrebbe essere uno shortcut, potrebbe esserci un oggetto. Sì, era uno shortcut. Ah, ma qua proseguiva. Ah, non l'avevo proprio visto. È uno shortcut allora. Oh, benissimo, Jenna sale di livello. Jenna purtroppo per quelle due battaglie che si è fatta in più degli altri sale prima di livello, però vabbè. E ora scappa attraverso il ponte. Ecco, ti pareva. Sarà pericolante? Molto probabilmente. Dunque, vediamo se riusciamo, prima di proseguire. Ok, saliamo di livello. E abbiamo anche preso una nuova abilità. La carta spada riduce l'attacco di un nemico. Non è terribile, ma non è neanche la prima delle utilità, diciamo. Può essere sempre utile, insomma. Dunque, allora, questo... proviamo a spostarlo qui e tanto possiamo anche arrampicarci. Questo lo buttiamo di sotto. Ecco qua. Allora, iniziamo da questo lato prima. Tac. E psicoenergia fune. E vediamo. Waka waka. Dove ci porta una noce. Magnifico. La cosa bella è che già abbiamo trovato praticamente un digin di ogni tipo di elemento e ancora non abbiamo tutti i membri del gruppo di ogni elemento. Il che fa anche abbastanza strano. Stavo dicendo, dunque, cosa c'è da questo lato invece? Pietra legge. Ok, anche lei sale di livello. Bravissima. E abbiamo ottenuto la bomba di fumo. E ricordo, a Milano Centrale me l'avrebbero pagata sicuramente. Dunque. Aha! Fai il furbo, vedo, eh. Allora, calmi tutti. Io vorrei andare da quel lato. Vediamo un secondo cosa succede se mi butto di sotto. Finiamo solamente di sotto e non c'è nulla, peccato. Fammi vedere che cosa ha preso lei di nuovo. Plasma. Ok, possiamo usare sia ghiaccio che fulmine al momento. Non è sicuramente la migliore delle abilità, ma al momento tutto fa brodo. E a proposito di brodo, andiamoci a prendere un nuovo Digin. Digin che al 90% daremo a Jenna. E smetti di inseguirmi, che palle. Ovvio. Allora, calmi un attimo, fammi vedere. Dove finiamo se però io faccio così? Cioè, nel senso, ok, caso vuole, solo perché l'ha fatto il Digin rimango rotte. Se lo facevo io si aggiustavano. Certo. Ah, la magia. Dunque, se facciamo così però, ecco qua, vediamo cosa si nasconde da questo lato prima. Si nasconde quello, però non ci arrivo, quindi facciamo così. Tac. Poi spostiamo questo qui. Dicevo, spostiamo questo da questo lato. Ecco qua. E andiamo a romperlo. Tac. Poi, infine, questo da questo lato. Tac. E di nuovo. Oh, tac. Ecco fatto. Così possiamo finalmente passare. Il problema è che ovviamente noi non possiamo andare di qua perché sennò si spacca, quindi andiamo da questo lato. Allora, calmi un attimo. Qui abbiamo un mini puzzle. Ma dai! Che stronzo! Ah! Però forse ho capito cosa dobbiamo fare. Dobbiamo o arrivargli di lato
Esatto, solo che il problema è che queste si rompono subito, esatto. La vera soluzione, mi sa, che non è arrivare da qui, ma la vera soluzione è arrivare da dove c'è la luce. Ah, però aspetta, qui c'è un'altra uscita da questo lato. Credo che dobbiamo fare così, vediamo. Tac, tac, tac. Aha, allora, qui abbiamo un martello che sicuramente otterremo una volta che otterremo quel digin. Ah, sempre davanti alle porte. Vediamo dunque, infine, se abbiamo ragione. No, è quella sbagliata, era l'altra. Dannazione. Quindi, non era questa, ma era questa qui. Ma proprio in testa. Ah, aveva il cubo del martello in pratica. Ah, hai capito il furbetto. Hai ottenuto cubo martello, che daremo a lei. A meno che non sia anche utilizzabile in battaglia. Ne dubito, però. Si sa mai. Fermo lì. Smettila di muoverti. Anzi, prima di qualsiasi. Smettila di muoverti. Col cacchio che ti faccio andare via adesso. E no, martello non si usa in battaglia. Spero che sia come penso e lui non salti oltre quel fossato, perché sennò devo uscire e rientrare, mi sa. Fermo lì. Ecco, appunto. Stronzo. Adesso ti meno. Col cacchio che adesso ti lascio scappare. Dunque. Allora, doppio colpo. Ma io voglio vedere com'è sto attacco. Non l'avevamo ancora visto, quindi raggio e tu plasmaci a noi. Impatto. Vediamo. Allora, pensavo un attimo meglio. Ahia, giustamente attacco il fuoco col fuoco. Non è un'ottima idea. Poi attiviamo il Digin. Tu attaccalo normale, perché se no non ne usciamo più. 51 ha fatto un bel danno, mentre 39 ci sta. Bel colpo critico, bravissima. Ok, hai dimostrato il tuo valore. Verrò con te. Pam 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 pam. Miccia, vediamo che cosa fa. Colpisce con il potere di Marte. Vediamo se lo piazziamo su di noi. Non ci cambia nulla, ovviamente. Se lo diamo a lei. Ah beh, certo, aspetta, devo attivarlo. Se lo diamo a lei, dicevo, gli aumenta le statistiche. E se gli metto anche respiro? Vulcano, tenuta illusione. Beh, così sì che effettivamente avrebbe un senso. Se lo diamo a lei, aumenterebbe di molto le sue statistiche, compresa la difesa. Non sarebbe male, solo che siamo noi adesso su quelli sotto, è Jenna quella sotto. Lei non otterrebbe nulla di nuovo, quindi per il momento lasciamolo su di lei. E con questo, in teoria, possiamo proseguire. Di qua dove finiamo? Perché prima c'era la stanza dove dovevamo usare il martello, che non l'ho guardata. Se si prosegue, torno un attimo indietro e poi proseguiamo. Ok, no, è questa, perfetto, quindi questo è uno shortcut. Ok, quindi uscendo da qua, in teoria, se tutto è giusto, siamo fuori. Anzi, voglio vedere un attimo un cambio. Fate cambio un attimo acqua e questo, tu diventi armata. E se invece facciamo così? Tu diventi una bruta, diventeresti attaccante fisica, ma perderesti un sacco di statistiche. Diventerebbe come Garrett, quindi no. Se facciamo così invece? Rimane sempre una paggia e non ottiene niente di che. Se facciamo cambio fra loro due, lui aumenta la difesa, lei aumenta l'attacco, diventa un'indovina. Beh, oddio, non sarebbe poi così male, ti dirò, eh. Vediamo, facciamo cambio, dai. Tanto per il momento noi siamo ancora Pierrot. E facciamo cambio così, invece? Ok, non ottiene nulla, tu. Se invece glielo diamo proprio, lei perderebbe qualcosina, sì, soprattutto la difesa, però non sarebbe così squilibrata. E lui ci guadagnerebbe qualcosina in più. Dai, facciamo così al momento. Dobbiamo ovviamente ovviare alla sua difesa. Ok, noi diventiamo più veloci così. Ah, è fuggito. 55, 46, 46. Questo vuol dire che abbiamo finito qui, giusto? Perfetto, siamo fuori e siamo vicini alla nave.